inizio dalla fine per andare all'inizio. È stato veramente estenuante riuscire a piazzare questo motore su questo tipo di telaio, e nella realtà credo che è difficile farlo anche con altri tipi di telai, tranne che con le bici tradizionali, ove non si voglia sostituire la corona campanata. Guardate il video perché è veramente interessante, potrebbe essere utile per qualcuno che abbia l'idea di fare questo tipo di operazione. Guardate il video. Ah, è qui dietro. Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Eccolo qua, il pacco è arrivato adesso, è stato consegnato da DHL, direttamente dalla Germania. È il nuovo motore della Tongsheng, il TSDZ8, 48V 750 W. L'ho comprato perché lo voglio installare su una mia bici al posto del Bafang, esattamente sulla bici Amon Ra. La Amon Ra è una bici che io ho costruito completamente da me, fatto il telaio, saldato, costruita tutta quanta di sana pianta, è un mio progetto. Chi volesse vedere come l'ho realizzato può andare nei miei video, e nel 2021 c'è questo progetto. Voglio sostituire il motore Bafang, molto potente, molto affidabile, ma è senza torsiometro. Per le caratteristiche della Amon Ra, il motore con il torsiometro si sposerebbe meglio. Pertanto ho deciso di installare questo motore andando un po' alla cieca. Ho visto qui in Italia pochissime recensioni, ne ho lette solo una, mentre all'estero qualcuno l'ha montato e ha dei commenti molto positivi. Siccome io sono come San Tommaso, mi sono buttato in questo nuovo progetto. Verificheremo il contenuto, vi spiegherò dove potrebbe essere l'inghippo sul mio telaio. Il telaio della Amon Ra è predisposto tecnicamente per poterci montare il motore Bafang. Il telaio ha una piastra saldata dove è possibile ancorare direttamente il motore al telaio. Dovrò vedere se questo motore avrà le stesse specifiche del Bafang. Apparentemente è uguale, però bisogna vedere se all'atto pratico le misure corrispondono. Farò l'unboxing con un coltello, tagliamo qui, il momento è topico, si dice che questo motore ha un gran bel torsiometro, pedivelle, corona scampanata da 44 denti. La corona ovviamente va sostituita, devo vedere se lo spider della Bafang può funzionare anche su questo tipo di attacco. Leve freno, e anche questo. Comando gas, e anche questo. Il sensore di pedalate c'è, eccolo qua. Pulsantiera al manubrio. Ho preso con questo LCD il classico, il VLCD5 a 8 pin perché supporta l'acceleratore. Se non ha gli 8 pin 6 non supporta l'acceleratore. Circola una voce in rete che se ha 8 pin il motore è un pochino più potente, e ha 6 pin la potenza è minore perché non supporta l'acceleratore a mano. Quindi se fate questo tipo di acquisto tenetene conto. Viteria dalla bulloneria, eccolo qua, questo è l'aggancio, dovrò verificare se è compatibile col Bafang, questa misura sicuro, l'interasse tra questi due fori e la curvatura se coincide con il Bafang, eccolo qua, è lui o non è lui? Il Tongsheng TSDZ8, ovviamente rispetto al TSDZ2B è molto più pesante, ha qui tutte le nervature per il raffreddamento, qui ci sono i cavi per i collegamenti, e adesso vado a prendere questo attacco del Bafang, attacco del Tongsheng, ma uguali uguali non sono. In questi due fori va alloggiato le viti che sorreggono il motore, sovrapponendoli si può notare che c'è poco poco, ma non c'è compatibilità. Vedete, i fori non coincidono per poco. E quindi a me mi sorge un bel problema adesso, che ve lo farò vedere. La Amon Ra, tutto il telaio disegnato, progettato, saldato, costruita completamente con le mie mani. Il problema nasce vicino all'attacco del motore, dove alloggiate e cablate il motore. Il motore non è chiuso qui come tutti quanti con questa soluzione qui che si mette così e poi si stringono le viti. Questa qui non c'è, questa staffa di alluminio che è saldata al telaio, queste due viti, quindi il motore qui è fisso, non si muove. Il problema del Tongsheng è che è leggermente più largo. Eccolo qua,
Qui stiamo in questo punto, coincide proprio con l'esterno di questo foro basso. È uguale. Un bel lavoretto, eh. Adesso devo smontare il motore, il carro, devo smontare tutto. Dopo un appurato controllo di questa parte e di questa parte, questo spessore è di 24 mm. Questo spessore è di 32 mm. A questo punto non posso più inserire questo motore nella sede dove era inserito il motore Bafang, perché mi sposterebbe all'esterno l'allineamento catena di circa 10 mm. Ora devo trovare un'altra soluzione. Dopo vari controlli effettuati, l'unica soluzione è quella di tagliare questo supporto. Così come l'avevo saldato, lo tolgo. Il supporto nuovo, eccolo qua, pronto. Questo è il nuovo attacco fatto appositamente per il Tongsheng. Eccolo qua, e va più o meno messo in questa posizione. Adesso lo metto sul motore e vi faccio vedere come viene. Come potete vedere, in questo momento è tutto calettato. Qui va saldato dietro e il tutto va risaldato qui. Ecco, questa è la posizione del motore, solo che il motore va così. Eccolo qua, ho messo così, qui va saldato dietro e riprende la stessa posizione che aveva prima il Bafang. Ho dovuto fare un piccolo intervento sul telaio, qui limando un pochino, ma niente di eccezionale. Questa è la svasatura che ho dovuto fare rispetto alla parte destra per permettere al meccanismo di entrare, perché è più grande rispetto al Bafang. Ho dovuto recuperare questo spazio, se no stava troppo in qua, mentre lui così ritorna in un'ottima posizione. Qui si può vedere dove va saldato, di qui e di là. Vedete, la campanatura è molto larga, è 10 mm più largo del Bafang. Non esistono ragni adatti a montare corone più piccole, anche perché l'allineamento sarebbe perso. Ho recuperato l'allineamento facendo quel lavoro prima sul telaio. Poi ho utilizzato questo ragno qui, che è del Bafang. Ho realizzato un anello al tornio che ho inserito sotto per dare spessore, altrimenti qui ci sono delle alette che toccherebbero. E ho realizzato i fori. Questi sono i fori del Tongsheng. Quest'altro più esterni sono i fori del Bafang. Adesso tiro via le viti. Ecco, questo è il ragno. Ho fatto la prova che si potrebbe mettere anche così senza spessore, però non mi piaceva perché era al rovescio. Questo è l'anello. Il foro qui dentro è da 47 mm. Questo anello qui si va a incastrare proprio perfettamente qui. Lo spessore mi tiene alla giusta distanza queste alette. Queste alette qui, se no toccherebbero qui. E così ho risolto il problema dell'allineamento sul Tongsheng. Con le biciclette normali, credo che utilizzando questo sistema, comunque la distanza dal centro dell'asse della bici è molto sbilanciata all'esterno, quindi non so se il cambio potrebbe funzionare. Ecco perché hanno fatto la corona scampanata di questo spessore da 24 mm. Chi monta questo motore molto probabilmente potrà usare solo questa corona. Onestamente, montare una corona da 44 denti per fare del fuoristrada molto 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 intenso non è consigliabile. Poi ognuno fa come vuole. Peso del motore Tongsheng TSDZ8, 4,625 kg. 25 grammi è questo anello qui. Ora pesiamo il Bafang, 4,100 kg, 500 grammi di differenza. Come potete vedere a prima vista, la larghezza del motore, il Tongsheng rispetto al Bafang è più largo. Controlliamo, stiamo a 10,7. Qui vedete il Bafang è nettamente più stretto, siamo a 95 mm, quindi ci sono 12 mm di differenza. Questo è un peso maggiore e non è una gran bella notizia. Tutte le bike vanno ad alleggerirsi, qui invece io appesantisco. Di maggior peso siano dovuti al materiale che è all'interno
del motore, penso all'indotto, ai magneti, a tutta questa roba che compone il motore elettrico. Quindi tutto sia dovuto per una caratteristica di robustezza. Qui possiamo notare che ci sono delle alette per il raffreddamento. Il motore sembra costruito bene. Questa misura qui è 88 ed è uguale in tutti e due i motori. Mozzi da 68 a 73 mm. Se uno ha una bicicletta nuova col car robust, questo motore non può essere utilizzato, a meno che non si faccia la trasformazione che fanno certe aziende del Bafang, che producono un prolungamento di questo albero. Proseguo. Abbiamo appuntato adesso il primo pezzo. Il professionista sta saldando completamente l'attacco. Il pezzo è saldato. Il blocco è stato posizionato e messo a squadro con la livella. Eccoci, siamo pronti per il finale della saldatura del basamento attacco motore Tongsheng. Ecco raga, ho finito la verniciatura e la morra è pronta per essere rimontata. Ho passato il cavo che collega il display al motore, eccolo qui, è un cavo interno. Adesso devo passare il cavo elettrico che da qui esce qui. Sono pronto, adesso inserirò il motore TSDZ8 nell'apposita sede ricavata sul telaio. Ecco il motore inserito e sto stringendo le viti nell'apposita sede. Ecco qua, il motore è calettato. Ecco il motore TSDZ8 della Tongsheng, l'ultimo uscito. Il motore è completamente assemblato sulla Amon-Ra. Ecco, in questo momento credo che potete vedere l'allineamento meglio. Questo è l'allineamento che si vede da davanti per quanto riguarda il pignone più piccolo e corona. Ora vediamo quello grande. Adesso ve lo faccio vedere da dietro. È così. Installare questo motore Tongsheng TSDZ8 sul telaio costruito per un Bafang è stato veramente un'impresa bestiale. Ci è voluto, tra tutte quante le operazioni, tra lo smontare, fare, saldare, quasi un mese. E adesso non resta che accendere e fare una piccola prova se tutto funziona. Adesso il momento è topico. Accenderò il display e vediamo se tutto funziona. Stiamo al buio così vediamo meglio. Ecco, si è acceso. Accendere, eccolo, la lucina, così si vede meglio, tour, speed e turbo, ok, funziona tutto. Adesso gli do una regolata a tutte le impostazioni che devono essere fatte e poi parto per un piccolo girino di controllo. Sono tornato ora dal giro di prova, funziona tutto. Assistenze e tutto quanto. Per il momento non vi dico niente, perché questo era il video solo del montaggio. Domani vado a fare il primo giro test sulla Madonna del Sasso e vi dirò come va questo Tongsheng.